Buonasera a tutti, anch'io faccio i ringraziamenti a tutte le persone a cui ha rivolto il ringraziamento Anna, ovviamente, quindi il professor Maffei, Anna stessa con cui condividiamo ormai da diversi anni diverse iniziative di grande spessore, anche un bel po' di lotte. E poi soprattutto al professor Beltram, era poco più di un anno fa, era il giorno del mio compleanno per cui me lo ricordo bene, ci fu questo incontro in cui io gli presentai quest'idea e lui mi sorprese, devo dire, dicendo che fidandosi anche di me, non ci conoscevamo, quindi che dava il suo sostegno a questa iniziativa. Quindi il centro SID di Pisa oggi lo inauguriamo, ma in realtà abbiamo già lavorato un pochino, c'è stato un anno zero e infatti quando ci sarà il coffee break o alla fine ci sono alcuni poster di alcune delle attività che abbiamo fatto l'altro anno, che sono state fatte nelle classi, quindi se li volete andare a vedere. Dunque, io sarò breve e la mia comunicazione parte da una riflessione. Questo essere qui oggi per me è un punto di arrivo e un grande punto di partenza. E una mia amica, storica dell'arte, mi ha detto ma allora devi usare il canestro di frutta del Caravaggio, perché è stata un'opera che era un punto di arrivo e un grande punto di partenza. E quindi l'ho messa qui per accompagnare le mie parole. Dunque, punto di partenza da dove? Da delle cose personali che poi vedrete piano piano hanno portato a coinvolgere tante persone. Il primo, la mia passione per la ricerca didattica, che è un po' una cenerentola come ricerca scientifica in Italia, mentre invece all'estero è una ricerca di tipo accademico, che io ho iniziato nella mia disciplina proprio individualmente, perché facevo ricerca all'università e ero anche insegnante, quindi mi sembrava giusto di trovare il modo di insegnare queste cose molto difficili. Gli esperti di didattica all'inizio mi hanno osteggiato tantissimo perché dicevano che queste cose non si potevano insegnare a scuola, e poi ci sono i libri di testo pieni invece, quindi ci sono tutte queste belle contraddizioni. Tanto che io i primi articoli infatti l'ho pubblicati negli Stati Uniti, in Europa, solo ora, sono 2 o 3 anni che pubblico anche in italiano. E quindi partendo da qui ho cominciato poi con l'esperienza decennale della SIS a portare la mia esperienza, e ho cominciato piano piano a creare, senza volerlo, una rete di contatti che poi è stata fecondissima. Qui seduti nelle sedie, che ora sono le mie trainers, ci sono diverse persone che ho incontrato alla SIS o come colleghi o come specializzandi, che ora sono dei giovanissimi insegnanti, che quindi potranno poi portare avanti il discorso nel futuro, più di noi che ormai siamo cinquantenni. E questa rete che attraverso la SIS mi ha portato a interagire con tantissimi docenti e con la realtà della scuola viva, della scuola vera, di quello e con tutti i problemi che comportava. Questa rete che poi si è ampliata quando, da fruitore delle iniziative dell'ANISN, sono diventata promotore, da quando sono diventata presidente, poi piano piano l'ANISN ha invaso sempre più il mio tempo, ci sono state iniziative nazionali, europee, internazionali, e quindi questa rete è diventata una rete che partiva dal locale e si allargava a livello regionale e andava poi oltre le Alpi. E in questo, devo dire, questa dimensione è stata molto arricchita da una delle esperienze, che è quella delle Olimpiadi, attraverso il quale l'ANISN è proprio riuscita ad arrivare molto capillarmente nelle scuole. Quindi ci sono stati tutti questi contatti, la rete dei docenti, che hanno cominciato a avere fiducia in quello che stavamo facendo e a riconoscerci e a chiedere, consigli, supporto di vario tipo. Tra l'altro faccio una parentesi, ci sono quei 2 ragazzi lì che stanno andando via, che sono 2 normalisti e sono 2 vincitori delle Olimpiadi di biologia di quest'anno, perché questa esperienza qui poi alla fine
vedete, piano piano ritorna a Pisa, così come il titolo in latino, che insomma è un po' controcorrente, diciamo, perché oggi è molto di moda tutto in inglese, proprio perché vogliamo, cioè l'inquiry ci interessa, però vogliamo anche portare il nostro, non partiamo proprio da zero, e lo dobbiamo curvare a quello che sono le nostre esigenze, quindi non sarà una trasposizione pure semplice. E poi tutte le altre iniziative che ci sono state, riporto il progetto Fibonacci, iniziative fatte insieme al MIUR, quindi questa rete, questi contatti si sono fatti sempre più forti, e tanto che quando Anna, che noi, insomma, lei è stata l'ideatrice, poi mi ha subito coinvolto subito per fare i documenti, per fare tutto quello che serviva, il primo aprile del 2010 c'ero anch'io a Roma all'Accademia dei Lincei per la nascita di questa cosa, e abbiamo quindi cominciato a mettere a frutto tutto questa grandissima esperienza, e quando si è trattato di dire dobbiamo mettere su un altro centro pilota Orte Napoli, Pisa, per forza Pisa. So a chi chiedere, so come organizzare, ho tutta la mia rete, e quindi siamo partiti con l'idea anche di queste, diciamo, col sostegno e con, diciamo, lo stimolo delle cose che nell'Unione Europea ora si stanno esaminando. Sapete, c'erano gli obiettivi di Lisbona del 2010, che adesso sono diventati, con T2020 e Europa 2020, altri documenti che hanno allungato i tempi, hanno un pochino risistemato gli obiettivi da raggiungere, però se si leggono questi documenti si vede che c'è una grande esigenza di formazione scientifica per i ragazzi. Da una parte perché è considerata importantissima per la futura cittadinanza di questi ragazzi, quindi un diritto proprio etico ad avere una formazione importante, significativa in questo settore. E poi c'è l'altra parte utilitaristica del fatto che la scienza è la leva principale, la leva economica principale della società della conoscenza, quindi i paesi che hanno la ricerca scientifica più sviluppata sono più ricchi, e in questo momento di crisi questa cosa è particolarmente sentita. A noi insegnanti ci fa molto più piacere pensare al discorso che diceva l'assessora Chiofalo sulle intelligenze multiple, cioè a quanto le discipline scientifiche siano in realtà degli straordinari strumenti di pensiero per formare la mente dei nostri ragazzi. Però questa esigenza c'è. E allora io avevo già il polso della situazione della zona, diciamo, della Toscana, la conoscevo abbastanza bene per quanto riguarda l'educazione scientifica, però devo dire che questa impressione è stata confortata dai dati delle indagini internazionali, sia TIMSS che OCSE PISA, e purtroppo la Toscana dal punto di vista dell'educazione scientifica il quadro è abbastanza desolante, va perfettamente in media col dato medio italiano, c'è una percentuale di oltre il 20% di ragazzi che sono, fra virgolette, analfabeti scientifici, e che è uno dei dati allarmanti che in Europa 2020 si vuole correggere. Uno degli obiettivi è portare dall'attuale 17-18, quindi già noi siamo parecchio sopra la media, al 15% entro il 2020, proprio per questo discorso della cittadinanza scientifica. E quindi, perché sì, da Pisa, perché ce n'è bisogno. E adesso andiamo al punto di partenza. Concluso, diciamo, molto velocemente il perché, come siamo arrivati qui, c'è questa ospitalità di questa istituzione prestigiosa che appunto è la Scuola Normale. Io fra l'altro sono proprio pisana, per cui per me ha un valore aggiunto questa cosa qui di essere qui oggi e di utilizzare le strutture e tutto quello che la scuola ci può offrire per portare avanti questo mio grande sogno, cioè di avere un centro di ricerca didattica che sia un riferimento per tutto il territorio. Infatti il centro pilota non è in una scuola,
perché piano piano la scuola si prende l'etichetta, per cui se faccio qualcosa in una scuola superiore sarà difficile che una maestra venga a chiedere aiuto, perché penserà che si fanno cose dal liceo. E invece questo è un centro altro che è proprio a disposizione di tutti. E come vi dicevo, non inizieremo ora, c'è stato già un primo anno, ci sono lì i numeri, a sinistra in alto ci sono i nomi delle mie collaboratrici che hanno studiato duramente tutto l'anno, si sono formate a Roma, poi con i vari contatti che ci abbiamo avuto con le colleghe di La Mena La Pat. Fra l'altro un mese fa Catherine Gujon è venuta qui a fare un incontro con noi, e che ora sono pronte per affiancarmi e darmi una mano per quello che c'è, la prospettiva. L'assessore Chiofalo diceva di questa rete Astra, noi abbiamo presentato un progetto, cioè la rete ha presentato un progetto proprio per l'educazione scientifica, abbiamo chiesto un finanziamento, siamo in attesa degli esiti, speriamo che ci mettano in condizione di lavorare, perché noi siamo tutti pronti per partire, però le risorse sapete che sono fondamentali. Comunque già l'altro anno con soli 5 istituti comprensivi abbiamo toccato 1100 studenti e gli esiti che abbiamo avuto sono stati veramente confortanti, abbiamo capito che questa è la strada giusta. L'IBSE non è una tecnica didattica, non è una cosa addestrativa, è un approccio molto complesso, tant'è vero che io dico sempre, io la prima volta che ho sentito parlare di IBSE ho detto: e che c'è di nuovo? Io queste cose le faccio già da tanto tempo. Ecco, quello che c'è di diverso è la complessità dell'approccio, cioè si prende il ragazzo nel suo insieme e si sviluppano le capacità comunicative, le capacità cognitive, l'interazione degli altri nel lavoro di gruppo, la capacità di esprimersi, quindi accompagnarli dallo sviluppo dal linguaggio naturale verso il linguaggio scientifico. Quindi è un approccio veramente che può coinvolgere, partendo dalla disciplina, dalle discipline scientifiche, anche altri ambiti disciplinari. Quindi può arrivare veramente a sviluppare le intelligenze multiple di Gardner. Queste sono le attività, così molto velocemente, che sono in cantiere per il 2012-2013. Due cose sole vorrei sottolineare, le attività, anche perché ha già descritto tutto Anna. Vorremmo col professor Beltran mettere su dei gruppi di ricerca didattica con docenti e ricercatori o perfezionanti della scuola normale e docenti esperti per studiarci un po' di percorsi che poi faremo implementare alla rete di insegnanti, quindi avremo subito la risposta dalla cosa agita. E poi questa giornata SID, che però sarà un modo per mostrare il lavoro che i ragazzi avranno fatto, e sarà un modo, farà parte di tutte quelle cose di verifica e di valutazione, perché un'altra cosa che stiamo studiando e su cui stiamo lavorando è proprio la non autoreferenzialità, che è una delle cose così all'italiana. E noi non vogliamo essere autoreferenziali, ci diamo degli obiettivi e stiamo studiando un programma per gestire la complessità che abbiamo di fronte, proprio per valutare gli esiti e per correggere la rotta per raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo. Questo qui è il cuore del nostro lavoro, i nostri ragazzi. Devo dire che io sono andata nelle scuole e i bambini erano tutti molto contenti di quello che avevano fatto. Uno alle Fibonacci mi ha detto: grazie di averci dato questa opportunità, un bambino di 7 anni. E poi sottolineavano che imparavano divertendosi, e questo per loro era un po' una scoperta, che si può anche imparare divertendosi. E niente, l'ultima cosa che riprende la cosa di Anna Pascucci,
Io ho questo grande sogno, noi abbiamo questo grande sogno, abbiamo questa rete nazionale, l'ANIS ha 28 sedi, oltre centri pilota, quindi una rete di insegnanti motivatissimi che possono portare avanti e diffondere il programma. Abbiamo bisogno però dell'aiuto per renderlo sostenibile e che sia un centro di riferimento permanente. E quindi speriamo che tutti i soggetti che possono dare una mano lo facciano, lo facciamo al meglio. E concludo, dopo tutta questa carrellata, dicendo che Barroso nella premessa IT 2020 a un certo punto usa una frase che secondo me descrive molto bene il mio pensiero, il pensiero di Anna e il pensiero di tutti i trainer e di tutti i docenti sperimentatori che sono qui e anche di quelli futuri che aderiranno al programma. Barroso dice: è arrivato il momento di essere audaci e ambiziosi. Grazie.